quali sono i migliori guantini per il Krav Maga? Protezioni per le mani o guanti per combattere, quello che guanti a dita libere, quello che vuoi. Allora, i guanti da MMA generalmente vanno bene. Investi in un buon guantino che abbia due qualità, tre in verità, ma iniziamo con due. La prima è che abbia una struttura tale da proteggere bene la tua mano e possibilmente un minimo anche il polso. Non darlo per scontato, i guanti anticamente furono inventati per proteggere le mani, non per proteggere il volto dell'avversario. Secondo elemento, il guantino deve essere sufficientemente imbottito tale che il tuo compagno di allenamento abbia piacere di allenarsi con te invece che evitarti. Anche questo non darlo per scontato. Spesso i guantini molto comodi sono così lesivi sul volto del compagno che è meglio tirare a punto. Non è il caso. Altri elementi importanti sono la vestibilità. Alcuni guantini hanno un supporto a questo livello che dovrebbe consentire di tenere la mano semiaperta con questa specie di supporto, ma tenendo sempre ben chiuso il pugno. Non ho idea del perché sia stato ideato, mi sembra una cosa piuttosto scomoda, tra l'altro spesso ci si fa male alle dita. Oltretutto non insegna a tenere bene il pugno chiuso, per cui per chi fa Krav Maga è una cosa assolutamente deleteria. Altri elementi importanti, una buona qualità del materiale, perché i guantini puzzano, cioè considerando che comunque anche volendo mettere un prodotto antibatterico, i guantini nel tragitto dall'allenamento a casa rimangono in borsa e in quel periodo i batteri del sudore che sono nel sudore fermentano allegramente, per cui comunque tu ti ritrovi poi a casa dei guantini che vanno fatti aereggiare. Se il materiale è scadente, presto o tardi quei guantini puzzeranno di formaggio, che non è eccezionale durante un allenamento. Altro elemento molto importante è la qualità del velcro. Certi guanti dopo un po' praticamente perdono l'aderenza nel velcro, per cui ci si ritrova a combattere con queste fasce che volano. Altro elemento aggiuntivo, il fatto che devono essere veloci da indossare. Alcuni hanno questi sistemi di doppia chiusura, tripla chiusura, per cui ci metti un secolo a metterli, a togliere, anche perché alcuni esercizi prevedono il passare da un tipo di protezione ad un'altra in tempi relativamente brevi. Infine le cuciture, anche questa è una cosa importante, per cui il consiglio sarebbe quello di provarli. Ad ogni modo, già visivamente si nota subito se alcune cuciture sono molto spesse o meno. Il guantino all'interno della mano, a meno che non te lo fai fare da un artigiano, si muove per forza, le cuciture sfregano e prima o poi ti aprono. La misura ovviamente deve essere appropriata, ma questo comunque, anche per quanto appropriata possa essere, non risolve la situazione. In particolare nelle zone vicine alle dita e la chiusura del pugno. Il pollice può essere libero, può essere meno libero, questo relativamente importante, sono anche di preferenza. Di sicuro avere una protezione piccolina così in gomma sul pollice non ti salva il pollice dagli impatti. Il problema della protezione delle dita sono questo tipo di movimento e l'insaccatura del dito, e non certo il fatto che qualcosa vado su questo o anche su questa parte qua, cioè almeno questo non è il problema maggiore.